passo a bassa voce, perché mio marito dorme, perché il patrone c'è tanto la domenica di Pasqua, festa. Allora, s'addormento, per non svegliarlo, passo, parlo a bassa voce. Sto facendo la passata. Ora vi faccio vedere. Ecco qua. Ci ho messo scarogno, persimmono e un po' di origano. Per far prendere quel bel sapore, lo faccio soffrire un pochetto e oggi probabilmente con questo scotto qui voglio fare le trofie. Ancora non ho idea, ancora non ho pensato. Ora appasso la fiamma e ci vado a buttare questa passata di 350 grammi, questa qua piccola, che per me e per mio marito è il top. Mi trovo benissimo, non rimane e non la devo così fare il frigo o la dovrei fare, niente, una di questa. Io e mio marito andiamo più che bene. Messa, non ci vediamo dopo. Ecco, ci ho messo anche la passata, ci ho messo anche il sale, ora mescolo e poi faccio cuocere. Allora, ci ho aggiunto il sale, le ho dato una bella mescolatina, ora lascio cuocere affinché non sia pronto del tutto il succo. E per la pasta sono decisa, perché comunque dopo diamo un attimo a salendo dal mio socio, poi tempo per un intento ci vogliamo fare un giro sul lungomare di Salerno, poi veniamo a casa, facciamo con la tranquillità, poi vado da mia mamma a tacci a cui e poi vado da Nunzia a tacci a cui. Vorrei fare le trofie queste qua, ma sono ancora indecisa, ancora non so preciso se faccio questo, faccio fusilli, pennette, non lo so ancora. Per cui è a sorpresa e noi ci vediamo dopo. Eccoci, sono pronta, mi sono fatta la doccia, mi sono piastrata i capelli, mi sono truccata, rossetto liquido della Wycon, in tempo è nuvoloso ma linee di sole non se ne vedono proprio, per cui stanotte è venuta piova e ha fatto un mancello, ha fatto un casino fuori al balcone,
niente, aspetto mio marito che si finisca di prepararsi e se non c'è Letizia in mensa. Aspetto mio marito che si finisce di preparare, poi attiamo tra mio socio, Pentacea Curi di Pasqua, come tempo fa pena. Passatemi il termine, fa schifo. Non posso andare a farmi la passeggiata sul lungomare come volevo io, sul lungomare di Salerno, perché il tempo fa schifo. Per cui vado da mio socio, ci do a cui. Poi ce ne veniamo di nuovo a casa, mangiamo e poi dopo vado da mamma, ci do a cui a mia mamma, vado un po' a casa di Nunzia, taci a cui e così passa la domenica di Pasqua. Domani, che è lunedì, mio marito in pomeriggio va al lavoro. Per cui domani che la Pasquetta mio marito a casa non c'è, ci sta solo la mattina e poi pomeriggio va al lavoro. Per cui non è una gran cosa domani la giornata, però purtroppo diciamo così è la vita. Vedo un raggio di sole. Non so. Se uscite mai a vedere, ma ci sta un raggio di sole. Per cui, se c'è sole, bene, e c'è la passeggiata sul lungomare a Salerno. Voilà! Però, niente, perché se ne va. Ecce e se ne va. Ecce se ne va. Comunque. Vettiamo a strada facendo, vedrai, e così facciamo noi. Strada facendo, vedremo. Noi ci vettiamo, spero più tardi, poi non lo so. Ragazze, vedete chi ci sta? Buongiorno. Mica puoi dire solo buongiorno. Buongiorno e buona Pasqua a tutti. Ce l'abbiamo fatta! Noi siamo in partenza, andiamo da mio socio, il tempo va sempre pena, purtroppo non me la vuole far fare questa passeggiata sul lungomare di Salerno. Pazienza, ci arrangiamo, anzi più che arrangiamo, aspettiamo ancora che arrivano le belle giornate per farci questa passeggiata sul lungomare di Salerno. A dopo. Eccoci, patatine. Vi chiedo scusa perché non vi ho fatto vedere quello che ci siamo mangiati. Mi sono proprio completamente dimenticata, ma sono anche le 2:30. C'è un traffico quando siamo tornati da mio socio che non si poteva camminare dal traffico che ci stava. Per cui vi chiedo scusa se non vi ho fatto vedere quello che ci siamo mangiati. Io ora ho già riordinato la cucina, quelle là si sanno scolanto che non ci vanno i lavasoviglie e l'ho lavato un attimo a mano. Ora faccio partire la lavastoviglie perché stasera non saremo qui sicuramente. Andato dalla mia amica Nunzia, sicuro marceremo là, sono sicurissima, per cui la posso far partire ora.
Sistema un attimo queste cose che sono già pulite. Sistemo la tavola. Asso le sete. E ci va una passata per terra. Ci va subito subito una passatina per terra velocissimamente. Mi metto con le cagnoline e l'Axe e ho fatto che. Ho fatto subito perché sennò dopo mi se mi posavo dopo pranzo mi veniva diciamo non avevo più foglia, diciamo così, mi scocciavo poi dopo che mi ero riposata. Allora ho preferito farlo subito subito. Io ho mangiato e il setto sta ancora qui. Ora, poso queste pentole, mi metto il caffè, sistemo la tavola e faccio sulle sete, ci spassolo e, scusatemi, ci passo la folletto e ci lavo con il mocio. Una cosa velocissima. Poi 5-10 minuti di relax per me ci vogliono e dopo continueremo. Il CIO te a cui e a dopo. Buongiorno. Oggi e la Pasquetta, mio marito sta ancora a tormento, deve andare a lavorare alle 2, deve andare a lavorare alle 2. Io ho appena fatto colazione, come avete visto, mi sto prendendo il caffè. Sto bevendo il caffè e niente, oggi mentre tutti escono vanno a fare i picnic e tutto, io resto a casa e oggi ci sta anche il sole, la prima pasquetta con il sole che potevo darmene divertire. X a casa. Amore, Stella! Eccoci patatine. Allora, questo vlog è misto tra ieri e oggi, tra Pasqua e Pasquetta. Purtroppo non vedete granché perché sia ieri che oggi Luna, scusate, sia ieri che oggi siamo rimaste a casa. Ora sono le 3:10, le 15:10. Mio marito è partito da casa per andare al lavoro, per cui non siamo potuti andare da nessuna parte stamattina. Ieri sono andata da mio socio, però la mattina pioveva e non siamo potuti andarci a fare un giro. Il pomeriggio tra il ciretto, tra cui di amici e famiglia, si è fatto tardi, nemmeno il ciretto ci siamo andati a fare, purtroppo, pancienza. Io ora vi saluto, vi mando un gran bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!